Sono arrivato che qua veramente lo amo. La sfida più importante era la ricostruzione di una squadra, di una società che dovevamo rimettere tutto a posto. Quindi questa era per me che quando ho incontrato Bandecchi nel nostro primo incontro, ho chiesto a lui se aveva voglia di costruire, se aveva voglia di vincere subito, io non ero capace. Questo sono stato, lui sa benissimo che io ho detto, io la bacchetta magica non ce l'ho, quindi ho bisogno di tempo per poter costruire. Ci vogliono almeno 3-4 sessioni di mercato per costruire una rosa, secondo me, idonea per quella che poi è la mia filosofia, il mio modo di pensare. Il Teramo è la squadra che mi è piaciuta di più per Sì. qualità di gioco, un po' perché ci assomigliava, no? Quindi era la squadra che io poi quando dovevamo incontrare era quella che mi creava un po' di preoccupazione. Per quanto riguarda la costruzione della squadra, io quello che ti posso dire è che il Teramo l'attaccante ce l'aveva, era Cianci, quindi bastava tenerlo e poteva risolvere tutti i problemi che magari poi penso ne abbiate parlato durante l'anno per quelle che potevano essere le carenze della squadra, ma penso che l'attaccante ce l'aveva in casa ed era anche abbastanza bravo. Ho visto tutte le partite del Teramo, ma eravamo già venuti all'inizio dell'anno a fare l'amichevole, quindi si intravedeva già qualcosa. Infatti ho fatto i complimenti al mister e a Sandro, che è il mio carissimo amico, il mio ex compagno di squadra, quindi sapevo, anche perché nel Teramo ci sono anche dei giocatori di valore, penso a Mungo, Costa Ferreira, Ilari, insomma, c'è giocatori, anche i giovani, che sono stati bravissimi, penso a Santoro. Santoro, lo stesso di Diakité, che è stata una bella rivelazione. Quindi cioè, c'era anche della qualità. Forse, secondo me, se devo essere, forse a livello di cambi, magari non aveva, hanno dovuto sempre giocare gli stessi. Se penso a Trentardini, non penso che non si sia riposato mai. Avete utilizzato sui vostri social lo slogan We are back. Ecco, tornati in Serie B. Io penso che Luca Leone un po' il pensiero ce lo faccia, ma ci troverà anche il Pescara? Ci sono 6 partite da fare nel migliore dei modi, con una fiammella accesa, cioè di arrivare almeno a fare lo spareggio salvezza, a fare il play-out. Visto che dopo Brescia ci sono Reggiana, Entella e Cosenza, 3 scontri diretti importanti che possono comunque sia dare la possibilità al Pescara di recuperare la quart'ultima o la quint'ultima. Quindi bisogna credere a quello, lavorare per quello. E mettere da parte in questo momento quelle che sono le chiacchiere o tutto ciò che può togliere a questa squadra in questo momento, che tanto è inutile stare a parlare di quello che è successo durante l'anno, che non serve a niente in questo momento. Poi magari fra un mese si tirerà una linea, però ci sono 4 partite in questo momento determinanti che possono ribaltare la classifica, secondo me. E vedendo la squadra ieri, vedo una squadra viva che secondo me potrebbe almeno arrivare al play-out, se riesce a vincere gli scontri diretti.